Da quando ho aperto il mio blog e soprattutto da quando ho iniziato a pubblicare contenuti sul mio canale YouTube, mi sono accorto sempre di più di quanto ci siano tante persone che si approcciano alla realtà virtuale in maniera completamente sbagliata. Anzi, addirittura, moltissime di queste persone non sanno nemmeno che cos'è la realtà virtuale. Magari hanno una vaga idea perché l'hanno sentita nominare dal parente, dal cugino, dell'amico, però in fin dei conti non sanno approcciarsi nella maniera corretta e spesso non sanno appunto nemmeno che cos'è. Per questo ho deciso di fare questa serie di video proprio per accompagnare per mano tutti voi, accompagnarvi alla scoperta di questa fantastica tecnologia e accompagnarvi per farvi scoprire la maniera corretta appunto per approcciarsi. Ciao a tutti amiche e amici, io sono Alessio e questa è la guida definitiva alla realtà virtuale. Ecco, io purtroppo non sono un presentatore come Bonolis, come Amadeus o come Rocco Siffredi. No, forse quest'ultimo esempio non era proprio corretto. Comunque non sono un presentatore professionista e quindi ho bisogno sempre dei miei fogli sotto mano per leggere quello che devo dirvi. Voglio iniziare con questo primo video proprio partendo dal spiegarvi che cos'è la VR, che cos'è la realtà virtuale. È proprio una realtà parallela a quella reale che può essere ricreata a computer attraverso specifici software come per esempio i più comuni motori grafici come l'Unreal Engine oppure Unity, oppure con altri programmi specifici. Oppure può essere ricreata anche attraverso delle apposite telecamere che vanno proprio a filmare il mondo reale e lo ricostruiscono in tre dimensioni. Quindi qualsiasi ambiente tridimensionale, ma anche reale, può essere ricostruito digitalmente in tre dimensioni e visualizzato in realtà virtuale proprio come se noi fossimo all'interno di quell'ambiente, di quel mondo. Noi quindi potremo immergerci letteralmente all'interno, tutti gli oggetti che vedremo sono perfettamente in scala, possiamo avvicinarci, allontanarci, eccetera. E se appunto ricostruito con le strumentazioni giuste, anche per quanto riguarda il video, l'effetto è lo stesso. Secondo punto, come si può usufruire di contenuti in VR, in realtà virtuale? Allora, per usufruire di questo genere di contenuti serve per forza di cose un visore. Un visore che cos'è? Non è nient'altro che una maschera con all'interno tutta una serie di tecnologia che però fondamentalmente ha due lenti e uno o due display che permette appunto attraverso l'effetto chiamato stereoscopia di ricreare l'ambiente virtuale attorno a noi. Esistono ovviamente una marea di visori, ci sono quelli che vanno usati con un PC, quelli che possono essere usati senza niente, attaccati a una console, attaccati alla lavatrice, al forno microonde, probabilmente in futuro sarà anche così, però appunto non voglio starvi qui a dire adesso in questo video quali sono i visori migliori, anche perché sono in continua evoluzione, quindi una guida definitiva secondo me non ha senso che vi spieghi adesso qual è il visore migliore. Vi lascio al mio articolo, alla mia guida sul blog, vi lascio il link qui sotto in descrizione, dove potete trovare sempre i consigli migliori su quale sia il miglior visore VR da acquistare oggi. Altro argomento così scottante è quale sia la differenza tra realtà virtuale ed effetto 3D. Molti pensano che la realtà virtuale sia solamente un effetto 3D visto all'interno del visore, in realtà è tutta un'altra cosa, perché appunto nell'effetto 3D abbiamo un monitor che può essere quello della TV oppure quello del cinema, attraverso il quale con gli appositi occhialini vediamo delle immagini fuoriuscire dallo schermo. In VR invece siamo proprio immersi nell'ambiente virtuale, possiamo avvicinarci o allontanarci con lo sguardo agli oggetti. E possiamo attraverso i controller o anche le nostre mani con i visori più moderni afferrare gli oggetti, prenderli proprio in mano, vederli qui davanti a noi come sono fatti
Quindi assolutamente la realtà virtuale con il 3D non ci azzecca praticamente niente, se non l'effetto stereoscopico. Però a parte quello, la realtà virtuale è tutta un'altra cosa. Restando quindi sempre un po' nel campo, che differenza c'è tra questo e quell'altro? Quindi vediamo la differenza che c'è tra realtà virtuale e realtà aumentata. Allora, semplicemente la realtà aumentata, che viene anche abbreviata in AR, consiste nel fatto che gli oggetti virtuali vengono inseriti nel mondo reale. Quindi noi nella realtà aumentata saremmo sempre nella nostra cameretta oppure in salotto oppure in ufficio e vedremo questi oggetti virtuali ricrearsi davanti a noi, con cui potremo anche interagire. Comunque su smartphone ci sono tantissime applicazioni ormai in realtà aumentata. La più famosa probabilmente è Pokémon Go, comunque ce ne sono tantissime. Quindi se volete approfondire un po' di più il discorso realtà aumentata, vi invito a provare queste applicazioni, sempre tenendo conto che comunque esistono visori anche VR che permettono anche di usufruire di contenuti in AR, in realtà aumentata. E con questo aggancio passiamo al prossimo punto. Prossimo punto in cui voglio proprio parlarvi la differenza tra realtà virtuale e realtà mista, la mixed reality. La realtà mista non è nient'altro che l'unione di realtà virtuale ed aumentata, nel senso che con i visori dispositivi in realtà mista potremo usufruire sia di contenuti in realtà virtuale, quindi completamente immersi in un mondo virtuale, sia di contenuti in realtà aumentata, quindi vedremo il mondo esterno e vedremo nel mondo esterno gli oggetti virtuali. Spesso a livello di business si tende a appunto unire sotto il nome di mixed reality la realtà virtuale e la realtà aumentata, che sono due cose a livello pratico separate, però appunto a livello di business, a livello commerciale, e spesso vengono trattate come un'unica tecnologia. Abbiamo visto quindi che cos'è la realtà virtuale e cosa serve appunto per utilizzare la realtà virtuale. Ma all'interno di questa VR che cavolo si può fare? Allora, il mercato principale della VR è sicuramente quello di videogiochi, quindi videogames pensati per essere usufruiti direttamente in realtà virtuale. Però esistono tantissimi altri contenuti. Per esempio, le applicazioni di Netflix e di Amazon Prime che permettono di vedere i vostri film preferiti su maxischermo in un salottino virtuale o in una sala cinema. Esistono applicazioni in ambito professionale, per esempio nei mobilifici ci sono mobilifici che vi permettono di ricostruire, per esempio, la cucina che vorrete acquistare all'interno appunto proprio della vostra casa, oppure concessionari che permettono di farvi vedere la macchina che vorrete comprare ancora prima che questa sia assemblata. Esistono altre app come per esempio Google Earth VR che permette di esplorare tutto il mondo in realtà virtuale standovene comodamente a casa vostra, oppure app per esempio per disegnare, per creare quadri in realtà virtuale. E poi vabbè, insomma, lo dico perché lo devo dire, esiste anche Il metaverso. che io sinceramente devo ancora capire che cos'è, quindi non serve neanche che stia qui a spiegarvelo perché non lo so. Tutto quello che ho detto in questo video e tantissimi altri contenuti, recensioni, news, aggiornamenti li trovate scritti sempre a vostra disposizione nel mio blog www.backtovr.it. Bene, siamo giunti alla conclusione di questo video. Lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Una cosa velocissima e gratuita, ma che a me, fidatevi, serve tantissimo. In quanto a me, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.